d'estate 2012 il caldo non dà tregua e numerosi soggetti iniziano a dare segni di squilibrio. Crisi occupazionale, crisi di valori e crisi di nervi, le probabili cause di questa ondata di follia. Le immagini parlano da sole. Vicino alla fine, vieni caro amico, cosa ti scrivo e ti dico? Il clima da Olimpiadi ha coinvolto tutto il paese. Ieri sera si sono svolte le qualificazioni di piastrella dai 7 metri. Si sfideranno, tra gli altri, Alvaro della Falera e Mezzanotte. Forse è meglio, no. Guarda. L'ho visto per 2 giorni. Potevamo fare il sì, corta. Era la penna di te, signore. Cioè, era un po' corta. Un po' corta, se no... vabbè, sì. Buona.
Quest'anno le partenze per le ferie, oltre ad essere intelligenti, saranno anche particolarmente felici. I camionisti delle 45, infatti, stanno festeggiando il trasferimento a Firenze del sovrintendente della Polizia Stradale Bellucci, detto la Iena. Una festa è stata indetta in località Canili ed è tuttora in corso. Vediamo il filmato. Tutto tranne che il giubilo invece ha portato nel rione Villa Campomadonna la notizia del fidanzamento di due giovani fanciulle del luogo con due individui provenienti dal rione Falera. I rispettivi governatori stanno prendendo provvedimenti per la tutela della razza. Dopo il grande successo dei tre scrittori Mario Boriosi, Massimo Pure e Fabrizio Malenti, il paese di Balzi ha sfornato altri talenti. Oltre alla schiera di cantanti che si sono esibiti il 28 luglio, vogliamo farvi rivedere la splendida esibizione alla trasmissione Amici di Maria De Filippi dei nostri magnifici gemelli diversi. Forza ragazzi, pronti? Dai che ci siamo, per l'ultima esibizione. Vai! Allora, primo passo è... plie, jeté, e per finire, pas de bourrin. Via, tutto vostro. Plie, jeté, e pronti per il pas de bourrin. Indignazione alla Falera. Le cuoche si ribellano e scrivono alla RAI. Avreste dovuto chiamare noi. Dopo la partecipazione dell'eremita Fratel Michele Falsone alla famosa trasmissione La prova del cuoco di Antonella Clerici, le cuoche falerane sono entrate in sciopero. E oggi alla prova del cuoco, direttamente da Sant'Alberico, abbiamo Fratel Michele e il suo meraviglioso cane, Nebbia. Bello, bello, bello. Allora, Fratel Michele oggi
ci preparerà la fantastica zuppa di Sant'Alberico. È un piatto prelibato, se ci arrivo. Ecco qua. Raccontaci un po' cosa metti in questa fantastica zuppa. È semplicissimo, prodotti naturali tutti quanti coltivati a Sant'Alberico, su nel mio orto fantastico. Prendiamo una semplice forchetta e ecco qua. La prendiamo semplicemente così e la buttiamo nella palestra. E voilà, e via. Poi prendiamo il... Via. Carotina ci vuole sempre. L'aglio impastiamo per bene, si mette a bollire per almeno 5 ore ed è tutto fatto, ed è perfettissima e buonissima. Ma sarà, ma io ci credo. Sì, buongiorno a tutti, siamo in diretta dalla piazza centrale di Balze, siamo qui con le famosissime cuoche della Falera che stanno aiutando gli alpini e quindi vorremmo sapere se effettivamente è vero che sono in sciopero. Sentiamo le loro ragioni. Certo che siamo in sciopero. Certo che siamo in sciopero. Oh, mi sembra giusto che la Clerici al suo programma La Cuoca del Cuoco debba chiamare quei frati con quel cagnaccio e non chiamare noi famosissime cuoche della Falera? Ma scherziamo, è assurdo. Questa cosa è assurda, veramente. Bisogna mettere in evidenza questa cosa e che sappiano tutti che qui c'è delle cuoche eccezionali. Oh, Mazzarone, vedi che la pensa come noi? La cosa è venuta bene, via ragazzi. Ok, dalla piazza centrale delle Balze è tutto e vi salutiamo e buona polenta a tutti. Adesso però io c'ho da fare. Vi auguro una buona serata e vi lascio alle previsioni del meteo. Gentili telespettatori, buonasera. Le previsioni per domani, 16 agosto. L'alta pressione delle Battice persiste su tutto il versante del Fumaiolo e all'altezza di Cadrotoli si scontrerà con l'aria gelida proveniente dal Poggiolo, portando intense precipitazioni di carattere meteoritico. Cadranno anche chicchi di 10 cm, quindi, occhio gente, ritirate fuori il barile. Sul versante occidentale invece venti freddi dai radicati porteranno rovesci brevi ma intensi su tutta la falera, rischio piena del Tevere, quindi è già stata allertata la protezione civile, puntellate capannoni. Vediamo invece al centro Villa e Campo Madonna che riparate dalla scogliera godranno ancora di un clima mite e prevalentemente mediterraneo. Le temperature rimarranno costanti al di sopra delle medie stagionali. L'appuntamento, ragazzi, è in piscina. Da Silvio, per i funghi, se ne riparla a settembre. Grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Sì, buongiorno, buonasera, anzi gentili spettatori, ci troviamo qui nella rinomata località di Le Balze, cittadina turistica, dove ormai da giorni abbiamo di fronte una manifestazione spontanea che vede protagonisti i paesani, gli abitanti delle Balze, di queste ridenti cittadine ai piedi del Fumaiolo. Gli ultimi aggiornamenti che abbiamo avuto erano risalenti al 17 luglio, quando mani ignote erano riuscite a... Sappiamo come deturpare irrimediabilmente il sasso che vedete alle mie spalle, dove apparve questo prezioso sasso, dove apparve la Madonna. Lo sdegno ormai dei paesani è arrivato al culmine,
non si placa neppure di fronte all'erba sintetica che vedete ai miei piedi e a gran voce ormai viene richiesta vendetta per questo sfregio. Le indagini infatti proprio per questo sono ancora in corso, però ancora sappiamo che... È uno schifo. Paolini, è uno schifo. Paolini, Paolini, per favore, via. È uno schifo. Scusatemi, il solito Paolini, ormai non riusciamo più a liberarcene. Comunque, dicevo, le indagini ormai sono ancora in corso, infatti, però da indiscrezioni sappiamo che alcuni indizi probanti sono stati trovati nel container di fronte al sagrato, dobbiamo dirlo, questo container orrendo che si trova di fronte al sagrato della chiesa parrocchiale, e inoltre una serie di testimoni è riuscita a dare all'autorità un identikit del presunto vandalo. Guardiamo un attimo le immagini se la regia permette. Bene, quindi noi attendiamo sviluppi, io vi aspetto ancora qua se ci fossero ulteriori informazioni. Dal sasso dell'apparizione è tutto, in linea allo studio. Gentili telespettatori, buonasera. Avete appena assistito alla 1494esima puntata di Villa Arzilla. Vi lasciamo adesso ai programmi della serata. In diretta dalla piazza 17 luglio di Balze va ora in onda la 44esima edizione del famoso palio della Biguncia. Buon divertimento!